Dai, sembra di giocare a dodgeball. Aia, e m'ha preso. E m'ha preso. Dai, 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 dai. No, e dai. Ciao a tutti del tubo, sono Charlie e benvenuti in questo bellissimo video. Allora ragazzi, siamo qui in questo nuovo episodio della Craft My Lives, senza la S, non so perché ho detto Lives. E siamo in un nuovo episodio dove, come ho detto nello scorso video, andremo nel Nether. Mi dispiace che domenica scorsa non sia uscito, però ho fatto uscire altro perché c'è stato tutto il problema, che quello che dovevo far uscire sabato l'ho fatto uscire domenica e quindi il video della Craft My Life, che esce ogni domenica alle 12, è slittato la settimana dopo. Molti mi avete detto fallo più volte a settimana, però ragazzi è un po' complicato portare questa serie più volte a settimana. Potrei provarci se vedo che effettivamente vi piace proprio tanto, tanto, tanto. Quindi se volete davvero questa serie più di una volta a settimana, dovete spolliciare e condividere come dei matti. Non vi spoilerò la casa, quindi vado dall'altra parte perché la sto completando con tutte le altre piattaforme e poi la arrederemo insieme perché è inutile farvi vedere come faccio le piattaforme, sarebbe solo noioso. Ora io qui farò il portale del Nether, che ricordo questa ossidiana che è stata trovata. 1, 2, se non mi sbaglio basta, 1, 2, basta, sì. Sì, dovrebbe essere 1, 2, poi 1, 2, 3, questo, 1, 2, questo e 1, 2, 3. Ok, dovrebbe essere così. La casa l'ho trovata come, cioè la casa, l'ossidiana l'ho trovata nella cesta del fabbro, come avevo detto l'altra volta, perché effettivamente non ho ancora il diamante per poter raccogliere ossidiana, però per fortuna ho trovato diversi villaggi mentre è un diamante, mentre cercavo, come si chiama? Mentre cercavo la foresta, se non vi ricordate, ci ho messo un bel po' a trovare la foresta. Comunque, volevo prendere qualcosa. Cos'è che dovevo prendere? Mi sono appena accorta che qui c'era altra ossidiana. Mamma mia, abbiamo un bordello di ossidiana. No, in realtà mi serviva. Adesso me ne crafto uno, mi serve una pala perché devo andarmi a prendere la flint che mi serve per accendere il portale, che è la cosa più importante, ma io me ne sono dimenticata. Qui sotto poi, come ho già detto, andremo a fare poi la città, non la città, l'ambientazione di, come si chiama, quel libro che vi avevo detto. Oddio, non mi viene. Ah sì, Viaggio al centro della Terra. Non so se l'avete visto il film. Avete visto il film o avete letto il libro? Non ne ho idea. Comunque, è un'ambientazione molto figa che parla di un mare sotterraneo. Quindi dovremmo fare un laghetto sotterraneo. Ovviamente non un mare perché non possiamo fare un mare addirittura. Faremo un lago sotterraneo, funghi giganti e una parte dedicata tipo ai dinosauri. Stavano gli scheletri dinosauri e anche un dinosauro vivo. E magari riusciremo a fare anche quello. Però al momento serve solo trovare della gravel. Ho rotto un pezzo di gravel e mi è subito uscita la flint. Vabbè, se non si chiama questo culo, di solito sono sfortunatissima, invece questa volta sono stata abbastanza sculata. Ok, possiamo andare a meno male che mi sono ricordata che vicino ai fiumi c'è la gravel. Meno male. Possiamo andare ad accendere il portale e andare nel Nether per la prima volta in questa serie. Già il quinto episodio di andare nel Nether non è male come risultato, solo che dobbiamo stare attenti perché non abbiamo un'equipaggiatura proprio al massimo, quindi dovremo stare attenti un po' alle cattive persone che ci sono lì. Ok, cosa succede? Stava flashando tutto. Fantastico. Devo togliere però la shaders perché nel Nether con la shaders non si vede una ceppa. E abbiamo subito del quarzo, che era la cosa che mi interessava insieme alla glowstone. Quindi adesso la prendiamo. Tanto si può prendere con il piccone di ferro. Anche se dovrei andare alla ricerca di diamanti, solo che odio minare e mi scoccio nella ricerca di diamanti. In realtà noi siamo venuti qua per la glowstone, per completare la nostra casa con la glowstone, che volevo fare delle lampade fighe, della roba figa. Quindi siamo venuti qua anche per questo. Però il quarzo non fa mai male. Siamo spawnati in una zona molto carina. Potrei farci un qualcosa di figo qui. Mi piace parecchio come zona questa qui dove siamo spawnati. Davvero, davvero tanto. Siamo fortunati perché il 90% dei mob qui non sono cattivi se tu non li tocchi. Quindi dovremmo soltanto cercare di stare attenti agli zombie pigmen, non toccarli, eccetera, eccetera. Anche perché per il momento dubito troveremo una fortezza, perché le fortezze sono rare. E dato che io non sono molto, non ho molta fortuna, dubito che al primo tentativo riusciremo anche a trovare una fortezza.
Quindi non dobbiamo preoccuparci nemmeno di Blaze e di queste cose qui, perché queste cose qui si trovano soltanto nelle fortezze, ma penso che voi lo sappiate. Quindi siamo messi bene. Effettivamente l'unica cosa negativa che potrebbe farci rischiare al momento sarebbe, sarebbero i Magma Cube, però qui sopra non arrivano. E poi comunque sinceramente dubito che incontreremo Magma Cube, non lo so, non credo che saremmo così fortunati, tra virgolette, da incontrare un Magma Cube. Solo che io non devo allontanarmi troppo dal... No, mi stavo scavando in quel buco, sono proprio stupida. Non devo allontanarmi troppo dal portale, altrimenti non so come tornare indietro. Questo posto scarseggia un pochettino di glowstone. C'è un sacco di quarzo, ma proprio tanto, tanto, tanto. E se ho sentito un ghast. Però... Oh, quella è una fortezza. Ma perché oggi qualsiasi cosa dica mi smentisco? Prima la gravel che ho detto che ci ha rimesso ore e ci ho messo un secondo. Poi ho detto non troveremo mai una fortezza e adesso abbiamo trovato una fortezza. Ma cos'è? Credo sia una semifortezza, o non sbaglio? Non so, non vedo nessuno. Ah, eccola. Eccola, eccola la fortezza. Però non ci conviene andare con l'attrezzatura, tra virgolette, che abbiamo al momento. Perché rischieremmo di morire malissimo. Sì, non conviene per il momento. Magari appena avremo qualcosa di un pochino più potente e soprattutto avremo un arco perché servono gli archi per Ghast e Blaze, ci andremo. Però per il momento io direi di lasciar stare e tornare indietro. Allora, intanto direi di segnarci con un piccolo pillar il punto in cui abbiamo il portale, perché altrimenti, che è da questo lato, che altrimenti io rischio veramente di non tornare più a casa. E diciamo che non è proprio una cosa carina. Intanto vorrei trovare qualche altro pezzettino di glowstone. Eccolo! Eccolo, 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 eccolo. Che culo, che culo, che culo. Devo trovare proprio il modo di risalire, quindi facciamo una discesa sicura. Gli zombie pigmen mi mettono un'ansia assurda per che è questa cosa che potrei colpirli per sbaglio da un momento all'altro e loro mi arriverebbero tutti insieme addosso in stile gangbang. Mi mette tanta ansia, tipo adesso io spaccando questo blocco, quel tipo mi potrebbe correre in faccia e uccidermi all'improvviso, cioè proprio random, però non lo fanno, però allo stesso tempo tu ti caghi sotto. Poi ragazzi, io ho anche una bella notizia, vi ricordate, per chi è un po' più vecchio del canale, la Jawipack? Come alcuni di voi sanno, l'avevo stoppata non perché non volessi più registrarla, ma semplicemente perché mi si era buggato il mondo per l'ennesima volta. Mi si bugga spesso il mondo. Non so se è colpa del computer, è colpa mia che sbaglio qualcosa, però ho un problema con i modpack, con le mappe. Mi si bugga il mondo all'improvviso. E quindi ho dovuto interromperla, sia un po' per l'estate, perché io ho detto che l'avrei ripresa, però non l'ho più ripresa appunto perché quando poi volevo riregistrarla, volevo tornare a registrarla, mi si era buggata il mondo. Ho deciso però di creare un mondo nuovo, sempre con lo stesso modpack, perché quel modpack che ho creato mi piaceva parecchio, ci ho lavorato un bel po' su quel modpack. Non rimetterò la mappa che avevo prima, che era la mappa di un albero fichissimo, che avevo messo tutta la storia, magari vi lascio il link nella descrizione di questa storia che avevo creato. Era una roba assurda, mi piaceva tantissimo l'idea che avevo organizzato, però dovrò lasciare stare l'idea perché appunto ho avuto questo piccolo problema con... come si chiama? Con il mondo, ecco. Quindi ragazzi, se volete, lasciate tanti mi piace, tanti commenti se volete che ritorni la Jawipack al vecchio stile, la Jawipack 2, dove dovremo sconfiggere tutti i boss della Twilight Forest. Ciao, ma che carino che sei, bambino! Ciao, ti chiamerò Bobby. Bobby perché... perché sì, perché mi sai di Bobby. No, c'è un bambino piccolo qui! Ciao! Allora, loro sono Bobby e tu sei Bobbino. Bobbino? Bobby? Bobbino? Bobby? Come siete carine! Ok, diciamo che abbiamo un bel po' di glowstone, possiamo andare se vogliamo, non ci trattiene più niente in questo posto macabro e tetro, quindi possiamo anche salircene da questo lato, vieni qua, piccolino, ok, spostati per favore, grazie, 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 ok, possiamo risalire in tutta calma, forse. Come cazzo ho fatto a salire? Devo rompere qua? Sì. Rompo qua. Cadevo malissimo. Stavo davvero per cadere malissimo. E sono salita su di nuovo. Ora, la mia domanda è: che cazzo di parte ero arrivata? Continuo a sentire il rumore di Ghast. E infatti, eccolo lo stronzo. Cazzo, devo stare attenta. Ancora mi spegni il portale. Dai, non è possibile. Ghast maledetto.
Guardami, 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 guardami. No, 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 assolutamente no. Qua non si può nemmeno usare l'acqua, mannaggia la miseria. Devo stare attenta. Devo riuscire a spedirgli indietro le palle. Ok, sì, ma non ce la farò mai così. Dai, sembra di giocare a dodgeball. Aia, e m'ha preso. E m'ha preso. Dai, 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 dai. No, e dai. Dai, prendilo. Dai, quasi. Dai, che cazzo. Prendilo. Oh, grazie, ce l'ho fatta. Da 30 minuti che giocavamo a dodgeball, lo scemotto è spawnato qua dentro. Ma vedi un po' se mi doveva spawnare vicino al portale, oh. Io mi sono appena accorta che potrebbero entrarmi i mostri in casa. Cioè, potrebbero salirmi dalla testa. Non lo sapevo minimamente, però va bene, belle scoperte che faccio. Ok, ragazzi, questo era un episodio, tra virgolette, di transito. Dal prossimo episodio cominceremo a costruire la città sotterranea, tra virgolette, del viaggio al centro della Terra. Non è proprio una città perché non ci sono abitanti, sono solo ambientazioni. Quindi, se volete queste nuove costruzioni, datemi tanti commenti, hashtag il Branco consiglia, con tanti tanti consigli che potrei fare. Questa, appunto, era una puntata di transizione per farvi vedere cosa prendevo nel Nether, esplorare un po' la dimensione e capire un pochino che cosa fare. Noi ci vediamo al prossimo video. Già vi a tutti, ragazzi.